Sono arrivate le montagne. Benvenuti amici e amiche di GCN Italia da Giorgio Brambilla. Vediamo prima cosa è successo ieri. Peter Sagan trionfa davanti a Van Aert e Trentin in un arrivo in volata, però non con tutti i velocisti presenti a causa delle salite nel finale e a causa anche del ritmo molto alto alla Samway per Michael Matthews. Sagan comunque incrementa i punti nella maglia verde e Julian Alaphilippe conserva tranquillamente la maglia gialla, anche perché è arrivato undicesimo. Tappa di oggi, Mulhouse Planche des Belles Filles, ben 7 Gran Premi della montagna, 2 di terza categoria, 2 di seconda categoria e 3 di prima categoria, compreso l'arrivo finale alla Planche des Belles Filles, che ha subito una modifica rispetto a quello visto negli anni passati. L'ultima parte della salita è in sterrato con pendenze fino al 24%. Oggi non parte Patrick Bevin della CCC a causa di una frattura, una doppia frattura alle costole rimediata nella quarta frazione, quindi sono in 175 corridori rimasti nel Tour de France. Si avvantaggia subito un gruppo abbastanza grosso di 14 corridori, anche buoni, il gruppo sembra lascia fare. In fuga ci sono Ciccone, Bernard, Cosnefroy, Theuns, Arndt, Grelier, Maurice, Pasqualon, Greipel, Polit, Powells, Wellens e come sempre anche Thomas De Gendt, che non manca mai in queste fughe così numerose. Wellens naturalmente in fuga oggi per cercare di prendere più punti possibile per la maglia Poix, la maglia dei Gran Premi della montagna. Oggi ce ne sono ben 7, quindi sicuramente cercherà di fare punti. È un gruppo con corridori anche forti in salita come Theuns, Ciccone e anche Maurice, che quest'anno è veramente in condizione. Il gruppo lascia fare decisamente, a 124 dall'arrivo i 14 al comando hanno 7 minuti di vantaggio. Primo Gran Premio della montagna alle Mark Steyn, vince come prevedibile Wellens davanti però al nostro Ciccone, che sembra interessato alla classifica dei Gran Premi della montagna. Poco dopo al Gran Ballon vince Berane della Cofidis, Wellens un po' stizzito ed è ancora Ciccone. Ciccone quindi ci crede e proverà a fare i punti per la maglia del Gran Premio della Montagna, che ha già vinto al Giro d'Italia. Nuovo Gran Premio della Montagna, Wellens, Maurice, Ciccone, si va avanti a scatti, dietro inizia a tirare anche la Bora per tenere davanti i propri corridori, ma tornando davanti iniziano gli scatti. Prima ad allungare Thomas De Gendt, che sul Gran Premio della Montagna Col de Croix cerca di avvantaggiarsi, anche perché i prossimi due sono veramente duri. Col de Chervres, salita impegnativa, vediamo adesso 16% di De Gendt evidentemente piantato. Nella fuga rimangono i quattro più forti, Ciccone, Theuns, Wellens e Maurice. Dietro si mette la Movistar a fare il ritmo, quindi la De Koenig fino a questo momento ha cercato di trattenere i corridori in fuga, invece la Movistar inizia a fare un ritmo più alto. Ciccone passa per primo sul Gran Premio della Montagna di Col de Chervres, così conquista anche 8 secondi di abbuono. Nel nuovo regolamento Tour de France, su alcuni Gran Premi della Montagna ci sono dei secondi di abbuono per i primi che passano. Addirittura il campione del mondo Alejandro Valverde a fare il ritmo per la Movistar, quindi si cerca di far fuori i corridori di classifica che magari non sono proprio in condizione. Vediamo che l'arrivo che è decisamente duro. Davanti invece si gioca la tappa, vediamo Ciccone e Theuns che rimangono in due, sono i più in forma. Qui Valverde scherza un po' con Kwiatkowski, due campioni del mondo. Infatti Valverde ha avuto un atteggiamento un po' particolare, era davanti a tirare, poi si faceva staccare, poi tornava davanti, insomma un atteggiamento strano. Warren Barguil prova, attacca come si solito fare, corridore molto coraggioso però spesso inconcludente. Infatti vediamo che già piantato, invece che non è piantato Mikel Landa. Landa è in condizione, sta facendo vedere che va, attacca, sa che deve recuperare parecchi secondi persi durante il cronometro squadra, quindi coraggiosamente attacca ancora lontano dall'arrivo. Dietro l'FDG mette Godu a tirare per Pinot, ma vediamo subito i corridori in testa che stanno arrivando. Theuns senza scattare si mette a fare un ritmo veramente alto nel tratto finale, che è con pendenze durissime al 24%, e stacca Giulio Ciccone, arriva da solo a braccia alzate. Prima vittoria della Bahrain Merida in assoluto al Tour de France, qui la Planche des Belles Filles. Giulio Ciccone deve spingere fino all'arrivo, anche se non ha più possibilità di vincere, perché c'è la maglia gialla in palio, perché Alaphilippe ha un certo distacco. Ciccone è stato per gran parte della giornata maglia gialla virtuale, infatti vediamo Alaphilippe che su un arrivo che non si pensava fosse adatto a lui invece picchia, cerca di guadagnare più secondi possibile, o meglio perderne il meno possibile per mantenere la maglia gialla. Vediamo anche Geraint Thomas in formissima, fa subito vedere come sono le gerarchie in casa Ineos. Geraint Thomas taglia quindi il traguardo in quarta posizione, poi arriva Pinot, Alaphilippe, dietro Quintana, poi vediamo Fuglsang, Landa e tutti i corridori di classifica. Nibali non lo vediamo passare, un po' staccato. Adam Yates, Martin, la coppia IF
Uran, Woods, George Bennett, vediamo Bardet in difficoltà, e anche Nibali un po' in difficoltà. Bardet addirittura cade la catena sulla linea del rio, però ormai l'aveva già passato, quindi non c'è problema. Andiamo anche a arrivare Lutsenko, Valverde, Wellens, ma rivediamo la vittoria di Teuns. Questo signore qui che l'ha preso al volo serve proprio per evitare che i corridori cadano dopo l'arrivo da quante pendenti. Quindi Dylan Teuns vince con 11 secondi su Ciccone, Moris che riesce a tenere la rimonta dei corridori più forti, Thomas che dà un po' di secondi a tutti e si torna davanti a Quintana anche per la classifica generale. Ciccone tagliando il traguardo in seconda posizione riesce a dare 6 secondi, riesce a tenere ancora 6 secondi di vantaggio sulla Filippi. Abbiamo Ciccone in maglia gialla, fantastico. Thomas a 49 secondi, primo per la classifica generale se non consideriamo Bennett, poi Bernal. Tappa di domani, Belfort, Chalon-sur-Saône, una tappa un po' insidiosa nella prima parte con 3 Gran Premi della montagna, 2 di quarta, una di terza che se fatti forte potranno dare un po' fastidio ai velocisti, però la tappa è molto lunga, 230 km e il finale è piatto, quindi se le squadre dei velocisti vorranno tenere chiusa la corsa verrà molto probabilmente involata. Arrivederci domani per la prossima sintesi.